La conduttrice Federica Panicucci perde le staffe a Mattino 5, la replica secca in diretta dopo la bordata dell'ospite. Federica Panicucci regge da anni il timone del format quotidiano Mattino 5, con il collega Francesco Vecchi, e analizza puntualmente i più attuali casi di costume, cronaca e attualità. Negli ultimi giorni la conduttrice livornese si è occupata anche della sconvolgente strage di Altavilla, in provincia di Palermo, in cui Giovanni Barreca avrebbe sterminato quasi tutta la sua famiglia al termine di un rito di esorcismo compiuto assieme ai complici Massimo Carandente e Sabrina Fina. Il terzetto avrebbe infierito a morte sulla moglie dell'uomo, Antonella Salamone, e sui due figli maschi della coppia, mentre la figlia superstite avrebbe preso parte alla mattanza almeno secondo le attuali indiscrezioni in modalità più passiva. Federica Panicucci ha cercato di ricostruire le modalità con cui la presunta setta avrebbe convinto Barreca a compiere l'indicibile, convincendolo che i congiunti fossero impossessati da entità maligne, ma nel corso della diretta di giovedì 29 febbraio è stata coinvolta in un autentico incidente diplomatico. Federica Panicucci e l'affondo di Patrizia Groppelli. La conduttrice ha mandato in onda un video in cui uno dei presunti leader spirituali cui si ispirava Barreca prometteva guarigioni miracolose, e ha poi commentato: "Che disastro! Il problema è che ci sono molte persone che ci credono. Sono in tanti quelli che credono a queste buffonate." Federica Panicucci ha poi voluto sottolineare l'ovvio a beneficio degli spettatori di Mattino 5, non si guarisce così. Quante volte lo abbiamo detto? Don Coppola, collegato da remoto, ha confermato: "È uno show, Federica." Nel parterre del programma, però, era presente anche un'indignatissima Patrizia Groppelli, che non ha tardato a tuonare: "Ma quale show? Don Coppola, di quale show parla? Questi sono dei delinquenti, sono tutti dei delinquenti." Federica Panicucci corre ai ripari in diretta. Federica Panicucci ha arginato l'ardore dell'ospite, e preso rapidamente le distanze dalle affermazioni di Patrizia Groppelli. "Ti assumi le responsabilità di quello che dici, quando utilizzi il termine delinquenti", ha precisato, "lo dici tu, e io mi dissocio. Noi ci dissociamo, come Mattino 5 minuti, da questa dichiarazione." Patrizia Groppelli, però, ha voluto sottolineare la potenziale pericolosità della fascinazione che i sedicenti santoni e leader spirituali esercitano sulle fasce meno istruite della popolazione. Hanno una cultura molto ignorante. Questa gente ha un'ignoranza tale che non porta da nessuna parte.